Mario Cusitore beccato dopo l'addio ad Uomini e Donne, era proprio con una dama del trono over, altro che Ida Platano. Sta per terminare questa edizione di Uomini e Donne, ma per Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, è terminata già da tempo. Le registrazioni sono giunte alla fine da diverse settimane con l'abbandono del trono della Platano e la scelta di Daniele Paudice. Per diverse puntate si è parlato proprio di Mario Cusitore e della segnalazione ricevuta su di lui. Alla fine Ida, dopo la conferma arriva da un'altra donna, ha deciso di eliminare Mario. Anche Pierpaolo, l'altro corteggiatore, si è eliminato, ed essendo rimasta senza corteggiatore ha deciso di lasciare il trono senza fare una scelta. Ma ancora una volta Mario Cusitore è stato beccato con una donna, è un'ex dama di Uomini e Donne, rivale proprio della Platano. Mario Cusitore beccato con la rivale storico di Ida Platano, è un'ex dama. Come abbiamo appena detto, Mario è stato beccato con un'altra donna. Il suo percorso ad Uomini e Donne è terminato ed è ora libero di frequentarsi con chi vuole. Tuttavia l'ex corteggiatore aveva dichiarato di volere provare a conquistare la Platano lontano dalle telecamere, ma sembra che quest'ultima non ne vuole proprio sapere. Questa volta si avvicina ad una rivale storica di Ida. Mario Cusitore è stato infatti beccato con una dama del parterre femminile che non è più all'interno di Uomini e Donne da qualche mese, da quando ha iniziato la sua relazione con l'ex di Ida Platano, Alessandro Vicinanza. Stiamo parlando proprio di Roberta Di Padua? Ancora una volta un altro avvistamento dell'ex corteggiatore che è stato riportato sui social. Infatti a riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato il messaggio arrivatole da un utente. Ecco cosa scrive: "Ciao Deia, ti seguo sempre. Sono una ragazza di Cassino, oscura il nome. Ieri qui c'era Mario Cusitore per un evento e c'era con lui anche Roberta Di Padua, che è di Cassino. Non sono riuscita a fare foto perché sono passata in macchina. Lui era vestito di nero e lei di jeans. Comunque lui spesso a Cassino, vacci a capire. Roberta Di Padua è fidanzata con Alessandro e non sembra essere interessata all'ex corteggiatore di Ida Platano. I due erano presenti solamente all'evento ed oltre ad aver parlato non c'è stato niente. Mario continuerà sicuramente a far parlare di sé, anche dopo l'addio ad Uomini e Donne.